Non concede tregua all'emergenza incendi in Grecia. Un vasto rogo è scoppiato domenica pomeriggio sull'isola di Corfù. Il sindaco parla di fiamme d'origine dolosa poiché divampate contemporaneamente in tre diversi luoghi alle pendici del monte Pantocratoras. Evacuati 17 villaggi, la guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. In mattinata ha ripreso vigore anche l'incendio a Rodi. Ci sono molte case che stanno bruciando. Le fiamme, che in settimana hanno costretto alla fuga oltre 19.000 persone, si propagano in direzione sud. Le elezioni spagnole non vedono alcun vincitore assoluto, con il Partito Popolare che ottiene maggior numero di voti ma a spese del possibile alleato, l'ultradestra di Vox, che dimezza i suoi seggi. I socialisti del premier uscente Pedro Sánchez tengono, ma vengono comunque sconfitti. Gli indipendentisti catalani ora sceglieranno da che parte stare. Senza il loro apporto, infatti, si tornerebbe alle urne. Ma loro pongono una pesante condizione: non ci sarà alcun appoggio al nuovo premier, spiegano, senza amnistia e autodeterminazione della Catalogna. La guerra in Ucraina: nella notte attacco con droni su Mosca, colpiti diversi edifici. L'intelligence militare ucraina ha rivendicato l'azione. Per il Cremlino si è trattato di un attacco terroristico. Intanto, dopo i raid su Odessa che hanno distrutto la cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, Zelensky chiede più sistemi di difesa antiaerea. Da Kiev fanno sapere che in una settimana sono stati liberati dall'occupazione russa 16 km quadrati a est e a sud. Secondo caso di suicidio assistito in Italia, in Veneto, dove una 78enne malata oncologica, dopo l'avvio dell'iter sanitario, è riuscita a ottenere il farmaco per il fine vita. L'associazione Luca Coscioni specifica che si tratta della seconda persona nel nostro paese ad avere scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 sul caso Cappato Antoniani. Ancora 16 città oggi e domani in Italia con bollino rosso, ancora temporali al nord con grandinate. Da mercoledì una perturbazione in arrivo porterebbe a ridimensionare queste ondate di calore che stanno facendo aumentare i malori tra gli italiani. Nei pronto soccorso, secondo la Federazione delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, si registra un aumento medio d'accessi del 30%. Gli ospedali, spiega la Federazione, stanno così modulando la capacità d'accoglienza con posti letto aggiuntivi nelle medicine interne o ambulatori dedicati ai codici minori per alleggerire il carico d'accessi nei pronto soccorso. Twitter dice addio all'iconico uccellino che era il suo simbolo fin dalla creazione. Ora sul sito del social compare al suo posto la X voluta da Elon Musk. X sarà la piattaforma in grado di fornire di tutto, ha scritto domenica il CEO della società, Linda Iaccarino. L'URL X.com è già attivo, indirizza gli utenti sul sito di Twitter. Nel 2022 in Italia sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici, lo 0,6% in più rispetto al 2021, confermando il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030. È quanto emerge dal 28° rapporto annuale del Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, presentato a Genova. Noi stimiamo che ancora oggi purtroppo vadano in discarica 800.000 tonnellate di carta e cartone. Pensate, solo Roma manda in discarica ogni anno 120.000 tonnellate di carta e cartone, evidentemente perché non c'è un sistema di raccolta adeguato o neanche è decollato. Quindi oggi la priorità è aiutare soprattutto Meridione e la Capitale perché attivi un buon sistema di raccolta differenziata. Non abbiamo un problema di impiego, nel senso che l'industria cartaria italiana nell'arco di 4 anni, con la riconversione di 3 impianti industriali, oggi già del tutto operativi, e un quarto che partirà nel prossimo anno, ha aumentato la sua capacità di riciclo, arriverà a aumentarla fino a 1.600.000 tonnellate di macero aggiuntive. Nell'occasione AMIU e Comieco hanno firmato un accordo per potenziare la raccolta della carta nel comune di Genova, che ha raggiunto le 36.000 tonnellate nel 2022. La sfida che vogliamo affrontare insieme a Comieco è quella di aumentare questo recupero di ulteriori 5.000 tonnellate, che è un obiettivo importante, ma un obiettivo che si può raggiungere in 15 mesi, grosso modo, come tempo che ci siamo dati, con tutta una serie di iniziative che saranno sia di carattere culturale che di carattere pratico. Prevista infine una serie di iniziative di incentivazione al conferimento dei cartoni per bevande nella raccolta della carta. Questa possibilità si genera anche attraverso l'attivazione di una linea di selezione dedicata presso l'impianto Relife di Santolcese. Noi abbiamo messo il nostro impianto, che è sito in Santolcese,
a disposizione per tutta la fase di selezione, perché come sappiamo le raccolte urbane possono comportare il conferimento di materiali estranei, noi li rimuoviamo, rendiamo la carta perfettamente idonea a essere lavorata nel ciclo industriale successivo e il materiale viene venduto sia alla nostra cartiera sia ad altre in Italia, Europa, estero. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che attenzione, vedrà alta pressione e temperature molto alte al centro-sud, invece il nord deve fare i conti con sistemi nuvolosi atlantici temporali anche di forte intensità. Contrario alla nuvolosità tesa sull'Italia, vedete il nord è attraversato da questi sistemi nuvolosi che lambiscono anche l'Italia centrale e come precipitazione, questa è la cosa più importante, temporali anche forti sulle regioni settentrionali ma localmente anche Levante Ligure, Alta Toscana. Invece nel resto del paese, ripeto, situazione tranquilla ma temperature molto alte. Quindi in definitiva martedì bollente al centro-sud. In Sicilia potremo superare i 45 gradi all'ombra. Per fortuna vi anticipo, tra mercoledì e giovedì al centro-sud arriva aria più fresca. Il nord invece temporali che potrebbero coinvolgere anche, vi dicevo, la media Alta Toscana e temporali che localmente in giornata saranno anche forti, magari di breve durata, ma si rischiano nuovamente grandinate impressionanti e raffiche di vento improvvise. Per rimanere quindi ben aggiornati su cosa capiterà da voi, consultate l'app di Trebimeteo.